Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Crimascar Fishing. Oggi video, come promesso, che parla di self-made. Allora, chi ha detto che il self-made si deve fare per forza solo a casa? Si può farlo anche in pesca. Si può farlo anche in pesca. Ovviamente dipende un attimo da che cosa bisogna fare. Noi oggi, come già anticipato nell'ultimo video dell'anno, andremo a fare delle pop-up un attimino un po' più arroganti rispetto a quelle che facevamo una volta. Se una volta ci limitavamo solamente a mettere un aroma e della farina pop-up, e quel malto che era un po' la cosa segreta, ma era più dolcificante. Ha fatto scalpore quell'aroma segreta. E oggi invece rivediamo un attimo il concetto di fare una pop-up un'esca, quindi un po' più arrogante, ok? Perché non ci limitiamo solamente a farina, uovo e aroma, ma andiamo a vedere come aggiungere e cosa aggiungere per renderla appunto un po' più accattivante. Diciamo che siamo entrati a fare una serie di ragionamenti che ci ha portati a capire che una pop-up, se ben fatta e ben studiata, può rendere. Ovvio ragazzi, prendiamolo un po' con le pinze questa cosa, perché quando si parla di self-made, quando si parla, noi cerchiamo di stare sempre molto generici, non andare mai nello specifico, perché il mondo è talmente vasto del self-made, e che poi ognuno ha il suo pensiero. Esattamente, quindi noi, in base a delle considerazioni che abbiamo fatto nel corso del 2022, che ce lo siamo lasciati un po' alle spalle, ci siamo detti, ma perché non fare delle pop-up toste? Quindi adesso vi faremo vedere la preparazione di queste pop-up. Esatto. Non volevamo stare a casa, non volevamo chiuderci nel nostro bunker. Sì. E siamo all'aria aperta. Anche quindi, perché sì, le pop-up si possono tranquillamente fare sul luogo di pesca. Perché ho visto in alcuni video che si fanno delle esche pop-up direttamente sullo spot. Ecco, magari per chi ha 3-4 giorni di pesca davanti. Sì, perché poi le lascia anche asciugare, quindi certo. Può tranquillamente farsi, parliamo di pop-up, quindi una cosa molto semplice. Avete già visto fare parecchi video inerenti a delle pop-up, quindi sapete, magari per i nuovi iscritti che non hanno ancora visto forse i video, non è così difficile farle. Adesso vi faremo vedere come le prepariamo noi, ovviamente, e passo passo vi spieghiamo un po' cosa abbiamo scelto di utilizzare a livello di prodotti per fare queste pop-up. I vari diametri, insomma, adesso nel corso del video, insomma, speriamo che tutto questo avendo ci sono le canne in acqua. Le canne in acqua, ragazzi, perché siamo qua, vuoi non pescare? Ovviamente non stiamo pescando entrambi, abbiamo tolto giù il video dedicato al self-made, ricordiamolo. Sì, però teniamo a precisare che qua avete il tavolo dove ci appoggeremo e a mezzo metro ci sono le canne, quindi non siamo lontani dallo spot, proprio perché sto pescando anche su delle legnaie, quindi ci sembra il caso di restare. E ve lo posso dimostrare. Ci sembra il caso di restare attaccati alle canne. Sì, siamo in due, ma ciò non toglie che l'attenzione e la cura e la salvaguardia del pesce, anche se stiamo facendo altro, va rispettata. Quindi canne a un metro, tavolino di lavoro dall'altro metro opposto. Quindi non ci scappa niente, ragazzi. Io direi che iniziamo qui, perché andiamo a vedere un attimo quelli che sono gli elementi, i prodotti che abbiamo preso, a cui ci stiamo affidando, e partiamo. Sì, anche se anche oggi abbiamo beccato una bellissima giornata. Assolutamente, devo dire. Quando si muove Crimax, ragazzi, ricordatevi Meteo Crimax. Quindi se dovete andare in sessione, contattateci, perché se siamo in sessione anche noi, pioverà sicuramente. Ragazzi, buona visione. Vai. Facciamo un piccolo check di quello che vi serve, ovviamente, per fare delle pop-up. Allora, una di queste, ragazzi, il valore di penso un euro, non vi serve altro, qui fate benissimo le vostre pop-up. Io ho questa pentola dove dentro ci sono dei cestelli, ok? Quindi le cuoceremo a vapore, quindi non andremo a farle a bollire, andranno cotte a vapore. Poi vi servirà ovviamente fuoco, quindi la bombola del gas e un fornellino. Questo abbiamo portato via perché ovviamente oggi c'è anche un po' di vento, quindi ci aiuterà sicuramente a proteggere la nostra fiamma. Estrusore, una frustina per mescolare la parte liquida, una siringa, un uovo, paletta e la tavola da rullaggio. Vi ho fatto vedere che
già in un video precedente, che si può tranquillamente fare senza la tavola e senza l'estrusore. Potete tranquillamente anche fare il serpentone, tagliarle voi e farle a mano, però per comodità la tavola di rullaggio e l'estrusore ce l'abbiamo, quindi le facciamo. Bene, adesso che vi ho fatto vedere a livello di attrezzatura cosa serve, adesso parliamo un attimo della tipologia di prodotti che andremo a usare per fare queste pop-up. Allora ragazzi, come per tutta la linea di esche che abbiamo, anche per il self-made abbiamo deciso di affidarci ai prodotti mainline. Ho qui davanti a me, voi ancora non li vedete, ma adesso andiamo a vederli uno per uno, alcuni prodotti che abbiamo deciso di usare per appunto fare delle pop-up strong, ok? Adesso parto con il primo prodotto e, siccome non siamo esperti o professoroni, insieme a voi andiamo un attimo a capire e a leggere che cosa sono sti prodotti, in modo da aiutarvi anche nella scelta un domani per voi di quelli che saranno i vostri prodotti, e quindi capire che cosa offre anche il mercato. Quindi non sono tutti quelli che ci sono presenti sul mercato, sono quelli che noi abbiamo scelto per oggi. Allora ragazzi, il primo prodotto è Metamino, ok? Questo che cos'è? È un composto a base di aminoacidi e stimolatori, anzi andiamo a leggere come ho detto prima, è un complesso liquido a base di fegato ad alto contenuto di aminoacidi e vitamine. Questo prodotto è praticamente ad assetto neutro, possiamo chiamarlo così, quindi non ha un odore suo che va a modificare il profumo, la profumazione che abbiamo deciso, anche perché il nostro aroma è un aroma che dopo, sorpresa sorpresa, vi faccio vedere. Dietro ogni confezione c'è scritto il dosaggio, vi faccio vedere adesso, poi ovviamente ogni confezione avrà il suo dosaggio. Questo ad esempio per 500 grammi di prodotto, farina ovviamente di mix, ne andranno aggiunti 10 ml. Ecco perché Cri prima vi ha fatto vedere che una siringa è comoda, si reperisce tranquillamente nelle farmacie, costano niente praticamente queste siringhe, e però ci danno il dosaggio effettivo e non coi cucchiaini, quindi anche lì è importante. Questo è il primo prodotto, Metamino, ok? Quindi abbiamo detto che è aminoacidi e stimolatore. Secondo prodotto di oggi ragazzi è il Multi Steam. Che cos'è? Andiamo a vederlo insieme. Allora, questo potente stimolatore d'appetito, quindi già ci dice che è uno stimolatore d'appetito, risulta estremamente efficace ovviamente con qualsiasi tipo di esca. Inoltre, essendo altamente idrosolubile, aumenta la trazione a qualsiasi temperatura dell'acqua, quindi è una specie di esaltatore, uno stimolatore, e questo ci serve per appunto rendere aggressiva la nostra pop-up, ok? Anche qui abbiamo il dosaggio, e sono tutti prodotti, questi qua che vi sto elencando, che possono essere usati insieme, quindi non è che se io metto questo e metto questo non va bene, no, possono coesistere, possono andare nello stesso mix, nessuno annulla l'altro, ok? Ultimo prodotto liquido prima dell'aroma, che tenetevi forti ragazzi, è l'Activade. Che cos'è l'Activade? Allora, andiamo a leggere. È un dolcificante che è altamente solubile ed è un esaltatore del sapore. Dolcificante, quindi base dolce. Perché ho scelto questo? Abbiamo scelto questo perché il tipo di aroma sarà un aroma dolciastro, ok? È un fruttato, adesso lo scopriremo, e quindi ci sembrava giusto esaltare ancora di più la boilless con un dolcificante. Mi viene un po' il magone quando leggo sto nome, perché sono gli albori praticamente del nostro primo self-made, ragazzi. Come aroma abbiamo scelto la prugna. Tanti di voi si ricorderanno, scusate, mamma mia, tanti di voi si ricorderanno le nostre famosissime pop-up alla prugna, ok? Ve le ricordate gialle? Mi ricordo ancora il video che avevamo fatto sul naviglio, dove Cri aveva preso quella full scaled pazzesca, andatevela a rivedere se siete nuovi iscritti. E ci ha dato tanto quell'aroma, pop-up alla prugna, nessuno ci aveva scommesso un euro su quell'aroma, invece a noi veramente ci ha dato tanto.
Comunque, non perdiamoci in chiacchiere da ricordi, ma qua non c'è tanto da dire. È un aroma, ragazzi, anche qui, come tutti i barattolini, c'è il dosaggio dietro. Qua si parla di 5 ml per 500 grammi. Poi anche qua ci sono varie correnti di pensiero. Chi ne butta di più, chi ne butta di meno, chi mixa due aromi, quindi... Lì il self-made è bello perché è vario, sta a voi decidere come creare la vostra boilers perfetta, ma anche se di perfetto poi bisogna affidarsi a tanti fattori, quindi non è sicuramente solamente la boilers che fa il 100% del successo, quindi... Basta, sono quasi emozionato ragazzi, mi fermo qua perché mi sono venuti in mente tanti ricordi e io direi che adesso possiamo partire. Christian è già pronto, scalpitante, che mi sta aspettando per fare l'impasto, quindi andiamo a vedere come si fanno delle pop-up in sessione. Allora, cominciamo ragazzi. L'unica cosa che mancava da dire era appunto la farina pop-up. Sempre di casa Mainline, questo è un barattolo da 250 grammi e che ovviamente non faremo tutto. Perché? Perché già con la quantità di un uovo e la farina che servirà per fare il mix ne vengono fuori diverse di pop-up. Poi ovviamente dipende anche dalla misura che andrete a fare, ma vi garantisco che già con un uovo e poi tutta la parte liquida che metteremo già ne verranno fuori diverse, quindi questa sarà la nostra unità di misura, l'uovo. Partiremo da qui, aggiungeremo tutta la parte liquida e per finire la farina. Allora, partiamo con l'uovo. Ok, poggiamo un attimo qui. Perfetto, quindi abbiamo l'uovo, adesso cominciamo a mettere tutta la parte liquida, quindi partiamo con l'additivo. Allora, leggete sempre i barattoli, le dosi consigliate, perché metterne di più alle volte è controproducente, quindi cercate sempre di mettere gli ml che vi indicano in base al quantitativo di boilers che andrete a fare. In questo caso, in questo barattolo mettono 10 ml per 500 grammi. Noi dimezziamo, quindi andiamo a 5 ml per 250, che ci basterebbe proprio per fare il barattolo intero. Noi facendone meno faremo circa 2 ml, quindi vado a prendere intanto 2 ml di questo. Per essere precisi dovrebbero essere ancora un po' meno, ma noi cerchiamo di prendere 2. Eccoli qua. La siringa, ragazzi, vi aiuta molto in questo, quindi vado a mettere i primi 2 ml. Preso. Poi anche di questi ne mettono qui addirittura 10 ml per un chilo, quindi qui veramente dobbiamo metterne ancora meno. Quindi andremo a mettere la dose indicata, quindi mezzo chilo 5 ml, 250 grammi 2,5, quindi andremo a metterne praticamente 1,5, ecco, potete un po' azzardare, ma non di più. Quindi andiamo a prendere 1 ml circa, eccolo qua, e via. Non bisogna mai esagerare con i prodotti perché si rischia di ottenere l'effetto opposto. Poi, allora, il dolcificante, seguendo sempre le istruzioni indicate, ce ne andrebbero 5 ml per 500 grammi, quindi noi andremo a dimezzare, andiamo a 2,5 e invece di fare ancora meno ci fermiamo sempre intorno ai 2 ml anche di questo.
Perfetto, 2 ml. Bene. Resta l'aroma, ragazzi. La prugna 5 ml per 500 grammi. Anche di questa ne faremo circa 2 ml. Con l'aroma soprattutto non bisogna mai esagerare, perché già di per sé sono molto forti, quindi ricordi, ragazzi, che ricordi. Oh, vado giù un po', vediamo se riesco a prenderlo. Ecco, se avete una siringa magari con una cannuccetta andate meglio. Ok, ottimo, perfetto. Adesso, ragazzi, abbiamo tutta la parte liquida. Adesso andiamo a mescolare. Mi raccomando, mescolate bene in maniera tale che non ci siano dei grumi. Ecco, allora, una volta che abbiamo la nostra parte liquida ben diluita e ben mescolata, cominciamo ad aggiungere la farina. Allora, farina. Allora, tenete presente che pressa poco, ragazzi, circa ce ne vorranno sui 100 grammi, circa, adesso sicuramente sbaglio di qualcosa. Noi adesso per cominciare ne metteremo un po', giusto per stemperare un po' il mix, e poi pian piano lo andremo ad integrare ancora con della farina. Non abbiamo messo il colorante, ragazzi. Questa volta abbiamo scelto di lasciarle così come sono, di non mettere il colorante e di lasciare al colore che verranno. Quindi sarà una specie di panna sbiadito, non sarà sicuramente bianco. Mettiamo sempre un po' alla volta in maniera che tutta la parte liquida riesca ad amalgamarsi bene con la farina. Adesso, ragazzi, cambio forchettina perché comincia ovviamente a legare e si andrà ad incastrare lì, quindi preferisco adesso lavorarlo in questa maniera, anche se tra un attimo andrò a fare con le mani. Ok, adesso cominciamo ad impastarlo con le mani. Ne metto ancora un pochina e via. Quando è pronta, ragazzi, quando non si attacca alle mani, vuol dire che il mix è pronto. Ok, ragazzi, adesso abbiamo il nostro composto. Come vedete, non si attacca più. Lo lasciamo riposare per qualche minuto e poi andremo a metterlo nell'estrusore e poi successivamente sulla tavola di rullaggio, e andremo poi a fare proprio le nostre boilies. Adesso abbiamo il nostro mix pronto per essere estruso e poi rullato. Allora, come vi dicevo, potete tranquillamente farveli a mano, tagliare, fare le palline a mano, ma noi abbiamo l'estrusore e la tavola di rullaggio che non sono chissà che peso portarsi di via, e quindi faremo con queste qui. Allora, prima cosa da fare è prendere il mix, adattarlo già un po' all'estrusore,
e poi va inserito in questa maniera. Perfetto. Allora, noi abbiamo una tavola del 18, quindi abbiamo tagliato il beccuccio a 18. Può essere, e lo vedremo adesso, da mix a mix dipende, che sia necessario estrudere del 16 per fare del 18. Quindi adesso lo andremo a verificare assieme qual è la misura esatta, speriamo sia questa, perché potrebbe anche essere che ci voglia una o due misure in meno qui per andare a fare la boglia giusta. Ok, mi sei arrivato, lo comprimo un attimo per compattarlo. Adesso ragazzi, può essere che la prima non venga fuori perfetta, quindi vedremo un po' adesso come esce. E invece a noi di Climax esce perfetta, eccola qui. Andremo a preparare tutte queste strisce per poi metterle nella tavola di rullaggio. Come vedete ragazzi, le stiamo facendo proprio, siamo sopra un secchio. Ok, allora, come accennato, non ne facciamo tante, però ripeto, se diminuite il diametro, quindi le andremo a fare del 16, già ne usciranno molti di più. Adesso con la parte che resta qui andremo a fare le altre ovviamente. Adesso andiamo a rullarle. Allora, prendo il primo pezzetto. Ok. Pop up alla prugna. Le preparo già nel cestello, come questo, così poi sono pronte per essere cotte. Bene. Ora le faccio e poi andremo a vedere la parte della cottura. Bene, adesso ragazzi dobbiamo cucinarle. Come accennato sarà una cottura a vapore e siamo in sessione, quindi non abbiamo fornelli di casa, non abbiamo, quindi abbiamo i fornellini che ci facciamo il caffè o il tè. Ne abbiamo questo, quindi usiamo questo. Quindi fornellino. Una cosa ragazzi, penso già la sappiate, ma nel caso, quando usate le bombole del gas fuori in periodi invernali, diciamo, è sempre bene avere una protezione per la bombola, più che altro perché l'abbiamo visto anche noi che la bombola quando prende troppo freddo non funziona più, quindi vi trovate senza fuoco, quindi una copertura per la bombola, diciamo, che vi aiuta sicuramente. Bene, quindi prepariamo il tutto. Adesso è importante ragazzi sistemarsi bene, non avere fretta, stiamo tranquilli e pensate sempre a quello che state facendo, più che altro perché stiamo parlando di fuoco, acqua bollente e soprattutto siamo in sessione, non siamo a casa. Adesso non appena l'acqua comincerà a bollire e comincerà a fare vapore, andrò a mettere le bolles e andremo a cucinarle.
faremo circa un 3 minuti di cottura e poi vediamo il risultato. Allora, sta cominciando a fare vapore, ma non bolle ancora, quindi tra un po' andiamo a mettere dentro il cestello. Ancora un po'. Allora ragazzi, intanto che aspettiamo che l'acqua vada in ebollizione e quindi parte il vapore giusto, e vi dico un attimo come sto pescando, perché comunque, come avete notato, le canne sono calate e siamo andati col barchino ovviamente a fare le calate. Allora, la situazione è un po' bruttina, chiamiamola così, manca tanta acqua, quindi molto probabilmente oggi pesce non ne vediamo. Qua le piogge tendono ancora a non arrivare, perché quando piove fa sì magari la giornata, ma per rialzare il livello di una cava ce ne vuole tanta di acqua, quindi purtroppo siamo in questa condizione oggi. E vabbè, comunque ciò non toglie che le canne sono in acqua. Come ho deciso di affrontare queste ore di pesca in cui siamo qua per fare il self-made? Una canna proprio sul sottoriva qua di fianco, alla mia sinistra in questo momento. E ci sono delle legnaie in fondo e con il barchino appunto sono andato a calargli quasi a ridosso, mentre l'altra l'ho portata proprio in fondo là dove ci sono quelle piante bianchine che si vedono in sottofondo dietro, in mezzo sono andato anche lì proprio a ridosso di qualche legnaia morta che c'è presente lì nell'acqua. A livello di esche e rig sto usando due spinner rig e una bilanciata e una pop up. Per quanto riguarda invece la pasturazione, lo sappiamo, siamo nel periodo invernale, quindi poca ma concentrata, un po' di pellet, dato che ormai le tartarughe dovrebbero essere tranquille, e un po' di boilers, sia sbriciolate che non, per fare un po' di contorno. Avete capito che siamo nella cava del bosco, il video che avevamo già fatto l'anno passato, e basta, quindi adesso inganniamo, possiamo dire così, il tempo mentre facciamo appunto il video dedicato al self-made. Come promesso, appunto, era uno dei primi, se non il primissimo video del 2023, e basta, se poi dovesse uscire anche un pesce, ragazzi, perché no? Diventa anche più interessante la giornata per noi, ma non ci crediamo più di tanto dato le condizioni un attimo della cava, che veramente sta soffrendo in questo momento per la mancanza di acqua. Io sento bollire, quindi direi che Cri, andiamo un attimo a vedere se si può inserire la bacinella con le boilers, così iniziamo a cuocerle. Ci siamo, ragazzi. Ok ragazzi, adesso ci siamo, vado a mettere le nostre boilers pop up dentro. 3 minuti le tiriamo fuori, vediamo un po' come sono e poi dovrebbe avanzarci anche tempo per innescare magari una boiler, se vediamo un po' se per caso riusciamo a catturare. Allora ragazzi, abbiamo tolto una boiler e dentro, non so se riesci a vedere Max, è ancora che si reimpasta un po', quindi non è proprio cotta. Lasciamogli ancora magari un minuto o due e poi andiamo a togliere un'altra. Se vediamo che all'interno si sgretola, allora vuol dire che ci siamo e sono cotte. Ci siamo ragazzi, spegniamo tutto, le boilie sono cotte. Ora ovviamente sono più grosse, ma è normale che si gonfino, poi quando si raffreddano tendono a ritornare nella misura che abbiamo fatto. Adesso le lasciamo raffreddare e poi due o tre giorni di asciugatura ben areate e poi sono pronte, diciamo, per essere innescate. Potremmo già innescarle anche così tra un po', appena sono raffreddate, però diciamo che per un discorso di muffe è bene farle seccare bene, quindi lasciarle quei 2 o 3 giorni di asciugatura su delle reti, su delle tavole apposite, in maniera che prendano aria tutte intorno e poi sono praticamente pronte per andare a pesca. Come avete visto, le abbiamo lasciate neutre, non le abbiamo colorate e alla fine è venuto fuori un colore panna misto giallognolo e adesso ragazzi le proveremo in pesca, sicuramente nelle prossime sessioni andremo a innescarle e vediamo un po' cosa succede. Allora ragazzi, recupero le canne
e innesco ovviamente le nuove pop-up. Però cambio spot di pesca, invece che pescare da questo lato andrò a pescare sull'altra riva, perché mi sa che c'è più acqua, quindi vediamo se per quelle ore che ci rimangono siamo più fortunati. Ovviamente stavo pescando con le frizioni super chiuse, anche perché eravamo veramente attaccati alle canne, quindi non c'erano problemi, le canne non sarebbero volate in acqua. Bene, quindi adesso vado a innescare le nuove pop-up e vado a calare sull'altra sponda, sempre ovviamente con l'utilizzo del barchino, poca pasturazione, e vediamo se fanno effetto le pop-up alla prugna anche qua. Bene ragazzi, questo è il nostro risultato, adesso speriamo di averne un altro. Vado a innescare la pop-up alla prugna. Sto usando uno spinner rig, come ho detto prima, con la bait screw, quindi facilitato. Andiamo a girarla. E voilà! Spezzone di boom per dare rigidità. E questo è lo spinner rig. Andiamo a posizionare il nostro rig. Ok, perfetto. Andiamo a buttare un po' di boilers e di pellet. Come ho detto prima, ragazzi, non ne serve tanto perché il periodo è freddo, quindi sto buttando manciatine, ma non esagerate. Due boilers così veloci. Basta, non serve altro. Adesso andiamo a mettere il barchino in acqua, vediamo di districarci un attimo. Ok, perfetto, apro un po' la frizione e lanciamo il barchino in acqua. Ok, pronti. Allora, adesso vado, a parte la comodità di guidare il barchino con una mano, vado a calare questa prima canna, tutte e due le canne, negli spot in cui Cree aveva catturato la scorsa sessione qua alla cava del bosco. C'è un ramo che viene fuori come punto di riferimento, un albero proprio, e io vado a calare proprio sotto. Anche lì ci sono delle legnaie, quindi adesso mi dovrò alzare perché inizia a essere lontano il barchino. Ok, adesso apro la frizione, ragazzi, in modo che il piombo scenda proprio a peso morto e non cali verso di me, perché se il filo è chiuso tenderà a fare così, mentre cascando a peso morto con la frizione aperta il filo lo fa andare giù bene. Vado ad aprire questo qua, vero Cree? Sì. Che non mi ricordo. Ok, perfetto. Allora apro e abbiamo scaricato. Allora ragazzi, ovviamente devono ancora asciugarsi bene, però facciamo un piccolo test e andiamo a vedere la galleggiabilità della pallina. Allora, ecco qua, direi che ci siamo. Amo alto, a mo' di spinner rig proprio, e galleggiamento eccezionale, quindi direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro, Cree. Ovviamente prima di andare a calare, cosa ho fatto? Ho cambiato il piombino, il balance weight, perché non uso la pasta in tungsteno io, ma uso i piombini, quelli apposta per lo spinner rig.
ho usato un 45 in questo caso, 45 grammi se non mi sbaglio, sì. E domanda, perché sento tanti pareri diversi, a voi la galleggiabilità della pop-up piace che sia proprio in linea con la parte di fluorocarbon, di boom, così, o vi piace che si alzi addirittura di più dal fondo? Perché sento tanti pareri discordanti. C'è chi pesca proprio attaccato al fondale con la pop-up e c'è chi invece piace che si alzi leggermente proprio a staccarsi dal fondo. È un quesito che non abbiamo mai approfondito, quindi a voi i commenti e vediamo che cosa viene fuori. A me piace che stia ben aderente sul fondo la parte in fluorocarbon, però magari in alcune situazioni di alghe pesanti, tanto sporco, cosa, vedo tante persone che tendono a far alzare proprio il terminale in modo da essere molto più alti. Dite la vostra ovviamente e vediamo un po' di tirare delle conclusioni. Bene ragazzi, allora il video giunge al termine e ve l'avevamo promesso con inizio anno video self made, perché non era giusto neanche di tutte quelle persone che ci continuano a chiedere sul self made, quindi ci sembrava doveroso riportarlo sul canale. Vi abbiamo spiegato il perché abbiamo un po' abbandonato l'anno scorso il self made, ma ragazzi veramente lo ripeto, non è una giustificazione, anche se per noi lo è veramente, poco tempo, quindi dovevamo dedicarlo a pescare. Quest'anno siamo partiti subito con un bel video dedicato alle pop-up. Se vi fa piacere lo scriverete nei commenti, rifaremo un altro video magari con il nostro mix, quindi sulle affondanti. Fatecelo sapere se la cosa vi può interessare, ma presumo di sì, dato le mille richieste durante l'anno che abbiamo sul self-made. Sì. Vi ricordo che sul canale ci sono video e live proprio dedicate a questo ambito. Solo che magari ultimamente, negli ultimi iscritti, magari non se le sono perse, non l'hanno viste. Esatto. E poi, giustamente, con i messaggi che ci continuano ad arrivare, abbiamo detto facciamo un video, siccome l'argomento era un po' sulle pop-up, abbiamo preso un po' la palla al balzo. Esatto. E abbiamo voluto appositamente venire a farle qui perché cioè, è veloce fare le pop-up. Ma tu prova a pensare chi fa sessioni lunghe di una settimana. Casca il barattolo tutto in acqua, se le dimentica a casa. Ora, non dico che uno deve partire con l'estrusore tutto, ma si possono fare anche tranquillamente con le mani. E c'è un video dove Cree fa praticamente... tutto a mano, senza estrusore, senza tavola di rullaggio. Ovvio, ci si deve portare dietro la farina e gli aromi, ma se uno non ha tempo, si deve preparare la sessione, ma come noi è sempre di corsa, col lavoro, roba, hai una settimana di sessione, se le può fare tranquillamente il lunedì e per il mercoledì sono pronte. Intanto ovviamente pesca in un altro modo. Però ragazzi, come avete visto, non siamo a casa, non siamo nella tana Climax, eppure siamo riusciti con un fornellino a cuocere le nostre boilers tranquillamente, a farle senza un tavolo di legno massiccio dove puoi rullare tranquillamente, ma è bastato un tronco che abbiamo trovato. Sì, una cosa, sapete che noi ci teniamo sempre a sensibilizzare il nostro pubblico. Ragazzi, mi rivolgo magari forse ai più giovani. Ovviamente, ripeto, si sta parlando di usare il fuoco, acqua bollente, quindi mi raccomando, state attenti perché magari presi un po' dalla fretta. Sì, parte la canna. Oggi noi infatti abbiamo scelto di portare via due canne. Sì, ma che erano giusto qua... Non sì. Abbiamo affrontato una sessione vera e propria, anche perché avremo veramente poco tempo. Quindi abbiamo preferito buttare due canne in acqua, ma bene o male uno vigilava sempre una cosa e l'altro era tranquillo. Quindi ecco, mi raccomando... E poi eravamo a un metro dalle canne, quindi anche per la... questione di salvaguardia del pesce, se partiva non eravamo da un'altra parte, eravamo proprio attaccati alle canne, quindi avremmo ferrato immediatamente. Attenzione, sì, ecco, sì, sì, a queste cose, perché non è da scherzare, e purtroppo col fuoco ci si scotta e con l'acqua pure, quindi mi raccomando, esatto, ragazzi, attenzione. Sì, fatele comunque a casa, tranquilli, per i più piccoli supervisionati tutto, però per i più esperti invece fatele anche in mezzo all'acqua. Detto questo ragazzi, speriamo che questo video vi sia stato utile. Scrivete nei commenti se volete altre tipologie di video così, magari consigliateci qualcosa. E basta, noi staremo qui ancora un po' nella cava del bosco. Esatto. Vediamo se parte qualcosa.
ovviamente lo vedrete se parte, altrimenti ragazzi noi glielo facciamo vedere. Noi lo facciamo vedere. No, chiudiamo il video così se parte. Abbiamo preso già 10 ragazzi, però il video veniva prima, quindi l'abbiamo fatto su self-made. Bene ragazzi, da Crimax nella cava del bosco è tutto, ci vediamo sul prossimo video. Buona giornata, buona serata, buon pomeriggio, buonasera, quello che volete. Da Crimax è tutto, ciao.